Ciao a tutti, benvenuti e bentrovati in un mio nuovo video. Quello di oggi è un video che mi è stato richiesto da Simona ed è un make-up a occhi col bordeaux. Ho già la base fatta, velocemente i prodotti che ho utilizzato sono sempre i soliti per fare la base, quindi la cipria di Catrice, per fare il contour Essence e Catrice. Per le sopracciglia ho utilizzato il gel fissante il Fix It di Essence e la matita di Focalure. Il blush che ho utilizzato è questo di Kiko. Dimentico altro. Spero, ero indecisa, diciamo sulle palette da utilizzare, su due palette da utilizzare per questo make up, ed ero indecisa tra questa di Kiko della linea Fruit Explosion Tropical qualcosa la 03. Avrei voluto farvi scegliere, solo che questa cosa non può essere fatta in tempo reale e i colori non è più controllato, non è più sul sito e i colori sono questi. Quindi tra questa e questa qui di iArt Revolution Total Earthbreaker. Ero indecisa tra queste due. In effetti ce n'era anche una terza, però l'ho eliminata perché l'abbiamo già vista in altri video, quindi io diciamo la preferenza è andata su queste due che non avevo ancora avuto modo di utilizzare insieme a voi. L'altra, diciamo, quella che ho scartato era questa qui di sempre di Revolution Maxi Reloaded, ma questa l'abbiamo già vista, quindi e cosa ne è indecisa tra queste due? Molto più propensa ad utilizzare questa perché ho visto che su Maki Beauty, se volete, riuscite è disponibile, quindi riuscite a trovarla. Quindi credo che andiamo ad utilizzare questa. Cominciamo e metto il primer occhi, che è sempre questo di Essence. E comincio direttamente col colore. La transizione penso di no. No, invece sì. Come colore di transizione, allora, questo non li conosco. Non so neanche, non riesco neanche a aprirli. Aiuto, aiuto. Come colore di transizione. Allora, sono indecisa, devo dire la verità. Intanto il pennello. Sono indecisa, ma appunto, vista l'indecisione, credo che andrò ad utilizzare questo. Mischiato con questo qui. Proprio li mischi così nell'indecisione. Non facciamo torto a nessuno e vado direttamente a prendere questo colore qui. Dietro i numeri sono segnati, guardate, cioè i numeri e dietro i colori sono segnati con i numeri. Thank you.
Colore scrientissimo, come si può vedere. E siccome lo voglio bello power, vado a picchiettare il colore con questo pennello che in realtà è indicato per tracciare la cat crease. Però, siccome io ho l'occhietto a palla incappucciato, quindi è comodo per fare questo con una maggiore precisione, ecco. Quindi vado un pochino ad intensificare l'esterno, quindi utilizzerò questo colore le dita, però oh. C'è un pochino di fallout. Provo a picchiettare. Intanto per depositare il colore. Non vorrei fare un pavocchio. Allora vado a mettere anche un pelino di nero, visto che c'è, eccolo qui, di questo. Vado a sfumare tutto con questo. Nella parte verso l'interno, nella parte interna, vado ad aggiungere un po' di questo colore qui, tipo panna. Allora, vado a ripetere l'operazione anche di qua. E ci vediamo dopo. Eccomi tornata, finito anche l'altro occhio. I colori della palette sono molto scriventi, lasciano però almeno i colori scuri, quindi il marrone, il nero, che altro ho messo? Il bordeaux no, perché l'ho picchiettato, non l'ho sfumato, però il marrone e il nero hanno fatto un po' di fallout sulla base. Poi abbiamo rimediato, però fanno un po' di fallout. Vado a mettere il mascara. E quindi, come sempre utilizzo, come sempre in questo periodo, utilizzo All Round di Catrice. Anche i colori chiari hanno fatto fallout, comunque sulle ciglia. Non so se vedete. Perfetto, nell'angolo interno ho utilizzato l'ombretto liquido di Revolution. C'è la colorazione? Non lo sapremo mai, casomai vi faccio la foto. Trovato in un calendario dell'avvento, adesso non ricordo se dell'anno scorso o dell'anno prima o di quest'anno, non ricordo più. Forse l'anno scorso.
Poi con uno scovolino asciutto ci ripasso, ecco, questo con uno scovolino asciutto ci ripasso per separare un po' le ciglia, perché le mie tendono ad attaccarsi con qualunque mascara, non ricordo, forse questo, Lash Princess di Essence, ma avevo meno difficoltà, ma tendono. E poi vado a mettere sulle punte il Maxit di Catrice. Ok, lascio asciugare, io non lo toccherei più. Piega ciglia da quest'occhio. Sappiamo, i cigli vanno, cicci, invece devono andare. E invece in questo andiamo a mettere. Proviamo questo, proviamo all round. Vediamo che succede. E questa volta noi, amanti del pericolo e del rischio, proviamo il Maxit anche su queste ciglia, anche sulle ciglia dell'occhio sinistro. Sprezzanti proprio del pericolo. Io direi di fermarci un po', le vado a separare con quello asciutto. Allora, l'ideale per me, per questo occhio, sarebbe utilizzare il piegaciglia dopo aver messo il mascara. Solo che ho provato a farlo un paio di volte e succede che può restare qualche ciglia attaccata perché si asciuga il mascara. Si asciuga il mascara nel frattempo e quindi poi non si è staccata, però tira un po', c'è difficoltà, quindi non l'ho più rifatto perché non vorrei restare, oltre ad averle dritte, anche senza. Poi andiamo a cancellare i disegnini. Molto facilmente. E io andrei a mettere adesso un po' di matita nella rima interna superiore per intensificare un po' la base delle ciglia. Se ci riusciamo, anzi ci vado con l'eyeliner di Fogadour. Ok, ho messo l'eyeliner nella rima interna superiore e un tocco, proprio un velo di colore alle labbra del mio colore, restando sul mio colore perché già il trucco è ultra strong,
quindi non volevo aggiungere altre. Spero di avervi fatto un po' di compagnia. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. E se non siete ancora iscritti al mio canale, tra una cosa e un'altra, iscrivetevi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Vi auguro una buona giornata e io spererei molto di sì. Però se non riesco a registrare un altro video prima del giorno di Natale, vi faccio tanti tanti auguri di buon Natale e di buone feste. E ci rivediamo prestissimo. Ciao!